Ciao amiche amici dalla vostra Gattaluna, lungo crinita come lo era una volta con i capelli di quando era ragazza, che erano esattamente così, liscissimi, neri, 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 belli, folti, lunghi e portati così con una, avevo proprio una specie di mezza frangetta così, quindi ho trovato questa parrucca che riproduce perfettamente i miei capelli da ragazza, devo guardarli dentro e quindi l'ho presa al volo. Il sito si chiama Sada Collection, cioè SC Savona Como, e ha dei prezzi interessanti. Non hanno un enorme assortimento, forse può darsi, comunque trovate delle cose molto carine. Ecco, è molto lunga questa parrucca, eh? La faccio vedere per intero tirandomi su in piedi. Così che voi possiate vedere, vedete, è lunghissima e di conseguenza anche dietro, vedete, è molto 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 lunga. Io li portavo esattamente così, molto molto lunghi, poi a volte facevo le trecce, a volte facevo lo chignon, ma insomma amavo portarli così, era anche un po' la moda, la moda del tempo, un po' così in boho, boho, si dice adesso, boho. Così un po' figli dei fiori, va bene, quel che sia. Ma parlando di cose importanti, il rossetto che ho su è il 373 di, come preferite dire, Triaina alla americana oppure Mina all'italiana, è lo stesso. Adesso non accapigliamoci come per Nike, Nike, si dovrebbe leggere Nike perché è greco, ma si dice Nike perché in America leggono Nike. Però attenzione, perché allora a quel punto i Levi's, i jeans che noi chiamiamo Levi's, in America li chiamano Levi's. Quindi paese che vai, pronuncia che trovi. E questo è un bellissimo fucsia. Sono rossetti secondo me di buona qualità, prezzo più che ragionevole. Sono appunto questo, sono contraddistinti dal fatto che esternamente il packaging riproduce il colore interno, sia nei rossetti che nei mascara. Hanno mascara di tutti i colori, rossetti di tutti i colori, c'è anche il nero, c'è il verde, c'è il grigio, tutto quello che volete. Sono belli performanti, questo è il 373. Ma adesso noi vediamo in realtà cosa mi hanno mandato, cioè io ho chiesto con il consueto buono mensile, a cui io poi io, come dire, contribuisco con un pezzettino a mie spese, il pacco mensile di Look Fantastic. Vediamo che cosa ho preso. Questi sono tutti prodotti scontati. Se usate il mio codice tutto maiuscolo, tutto attaccato, Gattaluna, e lo sconto su tutta la lista degli scontabili aumenta almeno di un 11%, a volte anche di più. Insomma, voi controllate perché poi i prezzi sul sito di Look Fantastic possono variare, anche gli sconti, perché poi fanno tante offerte, eccetera. Ma veniamo a cosa ho preso. Ho preso delle cose di costo piuttosto contenuto, così ho pensato che potevate più facilmente approfittarne, perché hanno delle cose anche molto costose, ma capisco che uno non se le possa permettere o non voglia spendere soldi. Allora, questo sapete che io sto rifondendo un po' il mio parco pennelli, eliminando tutti quelli che col tempo pungono, danno fastidio. E quindi ho preso per esempio il pennello da fondotinta che io uso tantissimo perché uso il fondotinta sempre in realtà, anche in estate. In questo momento sono completamente struccata perché ho appena fatto il trattamento viso dall'estetista, quindi andrò a letto così, già con la skincare fatta. Questo qui appunto è di Revolution ed è per il fondotinta. Poi sapete come la penso, in realtà poi potete utilizzarli come volete, come volete. È vero
vegan, cruelty free. Ecco, volevo fare spingere da sotto per estrarlo poi da sopra. Il packaging è molto carino. Questo è l'R7. Eccolo qua. Lo estraiamo, voilà. E poi faremo la differenziata ed eccolo qui. È morbidissimo ed è appunto, c'è la R di ah sì, niente, è un pezzettino di quella colla gommosa che è molto comoda perché di solito non lascia residui. Sì, li passate al limite su uno straccetto umido, se proprio sì, perché c'è su un qualcosina, ma basta, secondo me, ripeto, uno straccetto umido e la risolvete, per esempio. Ma forse c'è anche uno strofinaccio asciutto, tipo questo, ma un po' raspulento, passate su e quei residui infatti vanno completamente via. Eccolo qua, il nostro pennellozzo pronto all'uso. E un colore mi sembra un po', sì, qui c'è oro, il marchio è in oro, e poi è argento. Qui è un argento, diciamo, un acciaio opaco. E qui è lucido, a me sembra proprio argento, non so, forse è un riflesso. Comunque, quindi questo proprio per andare a sostituire pennelli da fondotinta ormai usurati. Poi ho preso, anche questo a prezzo interessantissimo, se vi interessa andate sul sito a vederlo. Ho preso di nuovo lo shampoo e il balsamo di L'Oréal Elvive della linea Color Protect con bottiglia riciclabile, Purple Shampoo e Purple Conditioning. Eccolo qua. Praticamente questo toglie il giallo, la componente gialla dai capelli bianchi o grigi, che è una componente gialla che noi non vogliamo. E la componente gialla la si combatte con la componente viola. A molti non piacciono questi, preferiscono proprio alcuni prodotti che invece sono proprio argento, proprio per enfatizzare la componente argentea dei capelli. Naturalmente sono scelte soggettive, poi ognuno fa come crede. Ecco, questi appunto sono districanti, neutralizzano soprattutto i toni gialli e anche i toni arancio per chi avesse una vecchia tintura bionda. Eccoli qua, sono della linea Purple, L'Oréal, e la linea è Color Protect. Sono decisamente un po' costosi, è un brand L'Oréal più che abbordabile. Poi cos'altro ho preso? Poi ho preso di CeraVe, per chi lo vuole pronunciare all'italiana, un olio idratante e lavante, non so se anche struccante. Non credo. Ma sapete che io faccio una pulizia del viso preliminare con acqua micellare o anche un po' di gel micellare per il contorno occhi e poi faccio l'olio struccante, comunque lavante, e poi una soluzione schiumogena. Scusate, c'è un ciuffo qui mio. Questo è l'olio, prezzo dei prodotti CeraVe o CeraVe, è un prezzo veramente veramente interessante. È a fuoco, forse meglio che mi avvicino un po'. Non lo vedo a fuoco, sinceramente. Comunque, questa è la bottiglia trasparente e il giallino è dato proprio dal prodotto. Ecco qua. Poi cosa ho preso ancora? Ho preso, perché per me non ce n'è mai abbastanza, di trussettine. Sono abituata più ad avere tutti questi capelli. Allora, del marchio Bo, del famoso marchio Bo, Flat Lay Company London, questa trousse che però la apro con voi così la vediamo bene da vicino.
per me non sono mai abbastanza, io addirittura ci impacchetto anche i regali, io per esempio, no? I regali spesso li impacchetto dentro una trousse. Allora, vediamo un po', è una plastica di quelle semirigide. Eccola, estraiamo. È un tessuto impermeabile molto robusto, questa è la confezione che poi butteremo. È un tessuto impermeabile molto robusto che noi adesso è a tema fragole, che noi apriamo qui e come vedete si squaderna in questo modo raggiungendo un'ampiezza. Non solo una grande ampiezza, ma soprattutto potete vedere bene i prodotti che sono contenuti, non solo attraverso la trasparenza, ma attraverso anche qui, poi questo foglietto si toglie, quindi vedete i prodotti all'interno, non solo, ripeto, attraverso la trasparenza, ma anche proprio perché aprendolo, essendo così ampia la superficie del fondo, potete vedere bene tutti i prodotti contenuti. Poi quando è vuoto è comodissimo perché lo richiudete e lo, ecco, lo richiudete così e avete addirittura anche una manigliozza che poi potete nascondere qui dentro. L'ho trovata veramente ingegnosa, carina, è un materiale, è una plastica molto, ma molto, ma molto robusta e quindi insomma lo trovo veramente un bell'oggettino e da quel che io ricordo il prezzo era molto interessante. Poi ho preso altre due cosine, se non vado errato. Allora, questo è un prodotto, questo non è proprio di costo basso, però è un grandissimo prodotto che vi dura tantissimo, di Lancôme, il Seal Booster XL, cioè praticamente è un primer per le ciglia. È tutto bianco, no? Ok, e questo è bianco anche dentro. Possiamo aprire perché lo devo usare tanto nei prossimi giorni. Se riesce, oh mamma mia, perché poi è liscissimo. Sapete che non riesco a aprirlo? Forse c'è un plastichino. Vi ricordate l'altro giorno che ero lì che impazzivo, non riuscivo ad aprire, ma perché poi c'era, in realtà c'era su un involucro di plastica. Mi sembra che anche questo è il caso, perché sento. Sei vestito? Sei decente? No, No. sto andando a fare una sauna. Ok. Allora non riesco ad aprire. Comunque, sostanzialmente è un mascara bianco. È un mascara bianco di Lancaster e di Lancôme, scusate. E serve per fare da base ai vostri mascara e ispessisce le ciglia. Questo l'ho usato per tanti anni, vi dura tanto, anche se ha un paio di 6 mesi, tanto quanto un mascara. Io però lo faccio durare un pochino di più e quindi vi ispessisce un po' le ciglia, ve le rende più corpose, più lunghe, eccetera. Poi, ultima cosa, una vera chicca che io non sapevo fosse uscito. Ricorderete sicuramente tutti il gloss di Clinique, e poi è questo qua, quello Black Honey. Dove sei, Black Honey? Dovrebbe essere questo qua in fondo. Vediamo se lo troviamo al colpo. Facciamo proprio il colpaccio. No, 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 non c'è qui, non c'è. Forse è qui. Proviamo a vedere se è qui. Vediamo se sei qui. Sì, ecco qua. Questo è famosissimo, no? È il, non so se si può definire un rossetto, perché in realtà è abbastanza semitrasparente. Su di me non è assolutamente così scuro, sembra quasi nero, ma non è assolutamente così su di me. L'avete visto più volte in tanti video in cui l'ho messo. E adesso è uscita anche la versione Black Honey, ma sotto forma di olio labbra, che sapete che furoreggiano adesso per l'estate gli oli labbra e poi in inverno secondo me ancora di più. E qui se lo apriamo e lo vediamo assieme, quindi appunto si chiama
Black Honey, Lip and Cheek Oil di Clinique Pop, quindi addirittura ci si può anche colorare le guance. Non lo so, proveremo, ma sembra un po' stranino come colore per le guanciotte. Comunque questo qui non oso aprirlo perché è bellissimo e ha lo stesso colore del Black Honey in realtà, però sotto forma di olio labbra. Vedete il colore? Se vedete qui lo stick e il contenuto dell'olio labbra, il colore è sempre questo prugna scurissimo, gran colore, meraviglioso, con questi capelli poi starebbe spazialmente bene. Ecco, questi sono i prodottini, come vedete non sono tantissimi, ma secondo il motto pochi ma buoni, e quindi di cui appunto alcuni hanno anche un prezzo veramente molto interessante. Naturalmente, come al solito, vi metto i link sotto qui nell'info box. Se qualcuno volesse comprare questi prodotti che ho acquistato anch'io, va semplicemente sul link, clicca e via. Oppure potete andare sull'elenco che trovate sempre qui sotto, vi do il link all'elenco dei prodotti scontati e quando dice se avete un codice mettete il mio tutto maiuscolo Gattaluna, di modo che possiate usufruire di uno sconto che vale appunto come al solito sempre anche sui già scontati. Il mio consiglio, come faccio tutti i mesi, è di non aspettare tantissimo perché i prodotti che hanno uno sconto particolarmente interessante spariscono in un clic. Quindi se vi interessa comprare qualcosa andate sul sito che comunque è sempre pieno di cose molto belle, di assolute novità e di grandi classici. E per il resto io vi mando un bacione, vi raccomando di fare sempre ciò che vi fa stare bene, senza andare ovviamente in conflitto con le necessità delle altre persone che vanno rispettate. E noi ci vediamo alla prossima. Un bacione.